Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi siamo qui per continuare il nostro percorso artistico con i più piccoli, ma aiutati sempre dai grandi, perché oggi faremo qualcosa di estremamente divertente alla portata di tutti e che può avere diversi tipi di applicazione. Infatti può diventare una cosa fatta in maniera molto seria, quindi estremamente da adulti, e può anche essere una cosa fatta in maniera molto giocosa, ilare e divertente, come per esempio l'affronterò oggi io, in maniera da farci aiutare dai nostri piccolini. E allora, oggi parliamo di collage pittorico. Useremo tanta carta, useremo tanta colla e useremo soprattutto gli origami che abbiamo preparato nel precedente video in cui vi ho spiegato come fare il gabbiano e la barchetta. Ma non vi anticipo più nulla, spostiamoci sul piano di lavoro e vediamo cosa ci occorre per creare il nostro bellissimo collage pittorico. Ecco l'occorrente per il nostro collage pittorico. Innanzitutto, protagonisti del nostro collage saranno la barchetta e il gabbiano ad origami che abbiamo fatto in un precedente video. Cliccando proprio qui sulla barchetta troverete il video di riferimento. Una forbice, un foglietto di carta bianco, Vinavil. E se l'avete anche dell'attaccatutto, se non l'avete potete fare tutto con la Vinavil. Del mais, un po' di pennelli, una pennellessa e dei pennelli di varie misure, non hanno importanza, l'importante è che siano abbastanza grandetti. Un po' di cotone idrofilo. Una tempera arancione, cliccando qui troverete il video di come farvi la tempera da soli, altrimenti potete usare una qualsiasi tempera acrilica o una qualsiasi tempera per bambini arancione. Una tempera nera, di cui ne useremo solamente una puntina, come del resto anche quell'arancione. Un po' di più di tempera bianca. Un pochino d'acqua, che forse ci occorrerà o forse no, vedremo. E poi della carta colorata. Io ne ho presa un po' azzurra per fare il cielo e poi per fare il mare ho preso della banalissima carta da regalo, però non patinata, è double face ed è blu scura da una parte e turchese dall'altra. Benissimo, cominciamo. E soprattutto un supporto di polistirolo. Quello che ho io, vi dico quanto misura, misura 35 centimetri di larghezza per 50 di altezza. Cominciamo a definire gli elementi che abbiamo già pronti, i nostri origami, così che quando dovremo utilizzarli saranno già pronti. Sposto un attimo il pannello e prendo la barchetta. Allora, la barchetta non ci occorrerà tutta così in 3D, ma ce ne occorrerà una porzione pari a mezzo, quindi dovremo appiccicare la vela alla sponda retrostante in modo che divenga piatta e rimanga bombata solamente la parte davanti. Con un attaccatutto, ma potete farlo anche con la Vinavil. Se lo fate con la Vinavil, però abbiate l'accortezza quando incollate i pezzi di assicurarli con una molletta da bucato in modo che stia ben coeso, ben attaccato, e così alla fine del lavoro sarà già pronto e attaccato. Se no, magari quando finirete il lavoro ancora sarà bagnato. Io invece con l'attaccatutto accelero un po' i tempi. E allora, proprio dietro, metto un po' di colla e schiaccio e lo tengo così per un po'. Benissimo, a questo punto io ho bisogno di una barchetta che abbia delle vele un pochettino più pronunciate di quel triangolino che c'è nella barchetta origami. Quindi con un semplicissimo, allora questa la poggiamo qua e ci mettiamo sopra un peso, ok. Con un foglietto bianco noi dobbiamo ricavarci due vele da porre sulla barchetta d'origami. Disegniamoci le vele. Allora, come si fa? Si fa una curva bella panciuta perché è sospinta dal vento, così, e
E invece poi, sempre partendo dal basso, una curva leggermente meno panciuta, ma sempre inclinata secondo la spinta del vento. E le si fanno unire al vertice. La stessa cosa dall'altra parte, una meno panciuta. Vi consiglio di disegnarle assieme perché devono combaciare e poi qui sporgete di più e ritornate indentro in maniera più stretta e ritagliatele. Ecco qua, fate così anche per l'altra. Benissimo, a questo punto la nostra barchetta che abbiamo incollato precedentemente, la sponda e la veletta precedente dovrebbero essere asciutte. E allora, sempre con un po' di attaccatutto o in alternativa vinavil, aiutandovi con una molletta da bucato per far aderire le parti, mettete una puntina, ma proprio un'inezia, così, vedete, poca poca. Attaccatutto dietro la prima vela e poggiatela in basso e schiacciate. Posizionatela ben bene in modo che faccia una bella curva. E la stessa cosa facciamo anche con la seconda vela. L'attaccatutto ha di buono che è veramente, veramente veloce. Naturalmente però non potrete utilizzarlo sul supporto di polistirolo, perché questa colla è a base di acetone e l'acetone scioglie il polistirolo. Quindi non usatela per attaccare i pezzi al polistirolo, ma usatela per costruire pezzi che invece saranno fatti soltanto di carta. Scusate, devo girarvela se no non vedo. Ok, poi ve la faccio vedere finita. E quindi attacchiamo anche l'altra. Ed ecco qui la nostra barchetta a vela. Con la tempera bianca ed un pennello di qualsiasi misura, senza diluirla, potete magari creare una linea, ma questa è a vostra discrezione, sulla barchetta. Non siate troppo precisi, come dico sempre, l'imprecisione nelle opere d'arte certe volte ne fa la bellezza. Olè. Ecco qui, e lasciamola asciugare tranquillamente. Dall'altra parte invece ci sono i gabbiani che ci aspettano. Anche i gabbiani non li useremo nella loro interezza, ma ne useremo solamente una parte. Quindi arrotolate l'ala con la matita, così, in modo che si pieghi e abbia una bella curvatura. Vedete? Un po' come quando si mettono i bigodini. Ecco, mettete i bigodini all'ala del gabbiano, ve lo faccio rivedere. Prendete l'ala e arrotolatela sulla matita e stringete arrivati alla base. Tirate senza strappare, tirate, quindi togliete, srotolatela e dategli la curvatura. Quest'ala invece non ci serve, quindi giriamolo e con molta accortezza, all'altezza proprio, sì, a quest'altezza, vedete, un po' sotto l'angolo del rombo dell'ala, tagliamola. Così. E facciamo la stessa cosa anche dall'altra. Partiamo sotto l'angolo e arriviamo all'angolo. Quindi un taglio diagonale, così, va bene? Adesso però il gabbiano dobbiamo definirlo in maniera un pochettino più distintiva, no? Tutti i bianchi sono un pochettino anonimi. Prendiamo del nero e con la punta proprio sporchiamo la punta della luccia del gabbiano. Ok, da una parte un gabbiano e anche quello più piccolo. Benissimo, fatto questo, prendiamo l'arancione e anche qui con un altro pennello, naturalmente, immergiamolo
facciamo il nostro beccuccio, proprio due puntine. Se vogliamo essere super rifiniti, e noi vogliamo essere super rifiniti, giusto? Prendiamo di nuovo il nero e coloriamo anche la codina. Così. Finito. Mettiamoli da parte e lasciamoli asciugare. Benissimo, a questo punto cominciamo la parte più divertente per i bambini. Ci occorrerà in questa fase della carta, come vi ho detto, e prendiamo poi una forbice che vi dico dove, come e dove usare. Allora, la carta azzurra, io ho preso questa in A4 in foglie, carta per fotocopie, ma voi potrete benissimo usare o dello Scottex in tinto di tempera e quindi ancora bagnato, essendo fatto con la Vinavil, aderirà perfettamente al vostro supporto, con della tempera azzurra o delle carte, che anche carta pacchi che voi avrete precedentemente colorato con della tempera azzurra. Io uso questa per accelerare i tempi del video, però in generale la carta si può anche colorare e usare una carta fatta da noi, anzi vi dirò, vengono molto più belli con l'hash pittorici fatti così. Stropicciamo, facciamo stropicciare dal nostro bambino, dalla nostra bambina, moltissimo la carta, ma proprio tanto tanto, deve diventare morbida, perché la carta più la si stressa nelle fibre più diventa morbida. E lo facciamo con una quantità di carta necessaria per coprire la porzione che avremmo deciso di dedicare al cielo, di cui adesso ci occuperemo. Con i fogli azzurri ho fatto 6 palline. Vi raccomando una cosa: che la carta diventi morbidissima, non deve avere più quella struttura dura tipica della carta, ma al tatto proprio deve essere talmente sgualcita da risultare morbida, quasi come una stoffa. Benissimo, mettiamo da parte le palline di carta che ci occorreranno per fare il cielo e dedichiamoci invece alla carta che ci servirà per fare il mare. Anche in questo caso potrete usare della normalissima carta pacchi che costa pochissimi euro, dipinta da voi con varie sfumature di mare. Questo renderà ancora più prezioso e più bello il vostro collage. Io qui vado per sottigliare i tempi ed uso questa carta che, come vedete, è duple face. Piegatela su se stessa. Così, a strisce. Io ne sto tagliando veramente tanta, ne occorrerà molta di meno. E praticate al centro un taglio ondulato. Scomposto, non siate molto precise e regolari, non servirà questo. Come avrete intuito, sono le onde del mare. Giù e su delle curve, perfetto. A questo punto in mezzo dividetele, quindi capirete che io ne ho tagliate veramente una valanga, posso fare l'oceano, voi fatene un po' meno. Quindi i nostri fogli tagliati in tante onde ondulate, un po' blu e un po' turchesi, a seconda del verso in cui le metterete. Bene, abbiamo le onde, abbiamo il cielo, non ci rimane che assemblare il tutto. E allora è il momento della nostra Vinavil. Oggi userò questa Giotto perché non l'ho mai usata e volevo vedere come una linea più reperibile anche nelle cartolerie fosse di qualità e di resa, perché di solito le Vinavil che uso io si comprano più in ferramenta che non, o nei negozi di bricolage, che non a portata di mano in cartoleria. Quindi la userò e poi vi dirò come questa Vinavil Giotto reagisce
agli impulsi cartacei. E allora prendiamo il supporto di polistirolo e cominciamo il nostro assemblaggio. Pennellessa e Vinavil e in maniera abbondante bagniamo il supporto. Estendiamo ben bene la Vinavil su tutta la superficie. Uso così tanta colla perché il collage naturalmente non è tutto coeso, non è tutto perfettamente appiccicato alla superficie del supporto e quindi ci va l'aria dietro. E se non avesse abbastanza colla, l'aria tenderebbe a fare scollare i pezzi. Invece così, avendo tanta colla nei punti di appoggio, il grip è abbastanza forte da mantenersi nel tempo e quindi non succederà che i vostri quadri si scollino nel giro di un annetto. Imbibiamo per bene anche i margini di colla e cominciamo con il nostro lavoro. Prendiamo la carta, srotoliamola e cominciamola a fare aderire. Vi sporcherete le mani, ma il bello è questo con ombretta, giusto? Fate sporcare i vostri bimbi, fateli divertire. Benissimo, prendiamone un'altra, pieghiamo il bordo all'interno, sempre le carte non vanno mai coi bordi scoperti, quindi quando unite i fogli tra di loro non lasciate il taglio netto della carta, quello proprio al laser fatto dalla carta, ma piegate sempre il bordo, in alternativa strappatelo un pochino, perché i tagli netti si notano molto di più nelle giunture che non una giuntura fatta appunto con una piega. E allora come fate? Piegate leggermente, dopodiché bagnate tutto. Tutta la piega nella Vinavil che abbiamo messo proprio in abbondanza, quindi quando sono più linee, tagliatele anche così in maniera scomposta e appiccicate. Ok, date questo effetto patchwork un po' al vostro cielo, mettendo sopra quello che avete fatto delle altre toppine che vadano a ricoprire un po' le precedenti, spezzando le linee magari che sono venute troppo regolari. E abbiamo finito il cielo. Ora dobbiamo mettere il mare su tutto ciò. Nel costruire questa parte, dobbiamo sempre ricordarci di quel principio, di costruzione dei quadri di cui vi ho parlato durante il corso di pittura, durante la seconda lezione del corso di pittura. Cliccando qui troverete il link di riferimento dove vi parlo appunto di quella che è la sezione aurea. Quindi, quando c'è un orizzonte, dobbiamo fare in modo che l'orizzonte non cada esattamente al centro, ma che sia portato leggermente più in basso. Il nostro orizzonte lo metteremo a partire da questa altezza. Tanta Vinavil, tanto diventa trasparente, ma questo se seguite i miei video lo sapete già. Anche sul cielo un po' di Vinavil per renderlo più luminoso e cominciamo ad applicare le onde del mare. Rabboccate i margini e giratevi verso il basso. Tra un'onda e l'altra potete farlo anche prima, a me diverte invece farlo contestualmente. Macchiate con la tempera bianca la cima delle vostre ondine in maniera un po' disordinata. Ho montato il beccuccio alla Vinavil, ecco, questo lo trovo molto comodo per esempio in questa Vinavil, il fatto che sia tanta e che abbia un beccuccio così sottile, e quindi metto un po' in maniera scomposta un'onda dalla parte del colore turchese.
continuiamo così, alternando, vi suggerisco, due blu ad un turchese, ma non siate al solito troppo matematici, cioè io dico le cose e poi le disfo, nel senso, sì, mettete due blu, un attimino, quindi mettete anche le onde in maniera non troppo regolare, con la tempera al solito, specie quelle blu, macchiatele. Poi con la colla, come vedete uso lo stesso pennello, perché non è importante. Rabboccate. Quindi due blu, vi dicevo, e uno turchese. Man mano che procedete verso la fine del quadro, distanziate gli spazi delle onde. Quindi io qui comincio a lasciare più spazio rispetto a quanto ne lasciavo nelle prime file. Ora, vedendo, capirete meglio, perché io a spiegarmi non sempre sono limpida. Continuiamo. Vi dicevo, adesso mano a mano scendete un po'. Questo ci darà il senso della profondità. Quindi, infatti, quando noi vediamo una cosa più da lontano, la vediamo più ravvicinata, quando è più vicino, naturalmente le distanze prendono le giuste proporzioni. Anche nel collage possiamo creare un'illusione di questo tipo. Primo elemento, la barchetta dobbiamo inserirla nel contesto marino finché è possibile ancora introdurla. Quindi, Vinavil dietro la nostra barchettina adagiamola in prossimità della sezione aurea laterale sinistra. Andatevi a rivedere le regole di costruzione. Mettiamo dei puntini di colla per far sì che le vele aderiscano. Perfetto. E la nostra barchetta nuota, galleggia nell'acqua. Adesso continuiamo con le onde. Bene, è giunto il momento di inserire proprio in basso, Mamma Gabbiano e Bimbo Gabbiano. Allora, facciamo in modo che l'ultima onda sia leggermente scollata. In caso, aiutatevi con la matita. Quindi, un bel po' di Vinavil sul retro di Mamma Gabbiano e mettetela qui, a mollo, nell'acqua. Possibilmente con la luccia che esca un po' fuori. Ok, quindi figlietto. Che nuotano. Adesso rifiniamo leggermente qui sotto, perché loro la spostano l'acqua nuotando, galleggiando, diciamo. Facciamo qualche puntina in primo piano, un po' meno bianco. Ok,
Adesso non abbiamo finito. Che giornata di mare è senza il sole? È un cielo così, senza neanche qualche nuvola? No, 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 non ci piace. Allora, andiamo a disegnare qualcosa che manca. Guardiamo un po'. Cosa può mancare su nel cielo? Qualche nuvola? Qualche nuvola sofficiosa? Ma sì, dai, qualche nuvola sofficiosa. Ne facciamo col cotone idrofilo. Allora, prima scomponiamo ben bene il cotone idrofilo, perché io giustamente per fare questo lavoro ho preso quello già tratteggiato. Non siate furbe come me. Allora, componiamoci la nostra nuvolina. Piccoli pezzetti si girano leggermente a dare una forma nuvolettosa e si appiccicano. Piccolo pezzetto, torsione, appiccico. Piccolo pezzetto, torsione e appiccico. Un'altra nuvolina facciamola sull'altro lato. In questo caso, essendo più distante, diciamo così, all'orizzonte, faremo dei pezzetti un po' più piccoli per rendere meglio la lontananza. E quindi adesso è il momento di crearci anche un bel sole. Per il sole useremo il mais. Suggerimento per fare un sole tondo: mettete abbastanza mais, quindi togliete con un pennello tutto l'eccesso che fuoriesce dal bicchierino da caffè. Via, 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 via. Potete toglierlo anche con le mani. Ovviamente, tutto via. In più. Quindi togliamo, visto? Aiutate l'incollaggio dei chicchi anche sopra, stendendo un po' di colla e facendola aderire anche sopra, perché sennò appena lo sollevate tutti i chicchi messi a montagnetta cadrebbero. Tanto ricordatevi che la vinavil diventa trasparente. Una cosa che non vi ho messo tra l'elenco dei materiali è un pochettino di giallo, un pochettino di tempera gialla, ma non ve l'ho messo perché nella mia prima intenzione non c'era di metterlo. Solamente vedendo il lavoro così finito mi è piaciuta l'idea. Prendete la tempera, diluitela con molta acqua, perché dobbiamo dare solamente quella che in gergo si chiama una velatura, cioè un velo di colore attorno al sole, proprio poco poco, giusto per schiarire. Un po' di bianco
un po' di arancio, ma proprio un'inezia. Diluite bene tutti i colori. Così, per riempire un po'. Benissimo, che dire, per me così è finito. Ve lo farò comunque vedere tra un pochino alla chiusura del video da asciutto, perché sicuramente renderà meglio. Quindi ci vediamo tra un pochino. Ed ecco il nostro collage pittorico bello e finito. È perfetto per arredare la cameretta di un bambino, che ne so, magari in una casa al mare, oppure semplicemente per fare un esercizio d'arte. Le soluzioni possono essere diversissime. Per il sole potrete usare un'infinità di elementi, la stoffa, altri tipi di gialli come la polenta, oppure dei sassolini, quelli da mosaico per esempio. Per il cielo potrete dipingervi, come vi ho già detto, da voi stessi la carta, così anche per il mare. E inventare veramente infinite ambientazioni per giocare con i vostri bambini. O altrimenti creare qualcosa di più adulto, meno colorato, ma sicuramente, che ne so, più etnico, per i vostri soggiorni e i vostri salotti. È un modo diverso di dipingere, di creare arte figurativa che comunque ha un grande seguito. Spero che tutto quello che vi ho raccontato oggi vi sia piaciuto. Vi ricordo che è tuttora in atto il concorso della felicità, quindi correte sulla mia pagina Facebook e andate a cliccare un bel mi piace sull'elaborato che più vi aggrada, e soprattutto vi incito a partecipare voi stessi. Vi metto qui il link di riferimento del concorso. Prima di salutarvi volevo farvi vedere il bouclé, perché oggi la signorina compie 2 anni, e 2 anni che Bouclé ci delizia con la sua compagnia ed è entrata a far parte della nostra famiglia. Un amoruccio che molto presto andrà dal toilettatore per assumere un look estivo, quindi la vedrete così orsacchiotta oggi per l'ultima volta, e poi ve la farò rivedere quando sarà tutta toilettata da signorina snob, come sono tutti i barboncini quando vengono toilettati. E allora, un tanti auguri alla mia frugola, e da Ombretta, da Bouclé e d'arte per te è tutto. Arrivederci. Ciao.